Buongiorno, benvenuti alla puntata finale di Milano City 3. Oggi scopriremo un grande mistero della nostra città. Entrare dentro in un castello misterioso e vi dirò come si chiamerà. Inizierete da questa ultima puntata. Vai, benvenuti alla l'ultima puntata di Milano City 3. Buongiorno a tutti i miei amici followers. Ragazzi, oggi è il epico, è il record delle mie puntate. Scusate, ma adesso poi voi devo parlare un po' in accento milanese. Allora ragazzi, adesso noi dobbiamo andare al castello del re e la regina. No, ma è fenomenale, ma che sceccherita. No, mi avevano spiegato che qui ci vivono delle famiglie molto ricche. Passato negli anni, adesso ci spiegherà bene mia zia si dice, che qui ci sono guerrieri, principi, la regina con re, mi sembra. Diciamo, adesso, bene, adesso ve lo faccio far raccontare bene bene la mia zia che le ha vissute a Milano, e quindi ci spiegherà bene bene la storia di questo magnifico castello, che veramente, guardate, è eccezionale. Guardate. Guardate lì il soffitto, siamo entrati dentro ragazzi, adesso qui c'è il giardino, proprio dentro il cuore del castello. Non so, il reparto dove ci sarà la regina sarà lì con il, proprio in questo punto. Adesso tanto bene, mia zia che lei qui ha vissuto quando era giovane, e la storia so perfettamente bene. Se avete pazienza di leggere, questa è la storia proprio di quello che io volevo tanto dirvi, che cosa si trattasse. Per il castello Roccaforte Militare, e di una famiglia militare. Boh, è sparita, era dietro di me, è sparita. Vedi, anche questo è un mistero, ragazzi. Che reparto, sicuramente qui avranno anche combattuto con spade quando i nemici sono entrati, avranno combattuto. Adesso io sto inventando, non so neanche se è vero. Questo qui inizialmente, questo castello inizialmente era della regina, della famiglia dei Visconti. Sì. Poi a un certo punto si è sposato con uno degli Sforza, sì, ed è diventato il castello Sforzese. Ok. Si chiama castello Sforzese. Ma prima non c'era bisogno di armi, guardie e cose del genere. Poi sì, a un certo punto c'è stata l'invasione di quattro popolazioni. E poi non ho ascoltato più.
queste quattro popolazioni hanno l'Austria, la Francia, la Spagna e forse anche l'Inghilterra, quindi capito male. Sì. Quindi cosa è successo? Che loro sono stati obbligati a mettere le armate qua, capito? Per proteggere il castello. E questa è la storia fino a un certo punto. Quando hanno, una cosa interessante che stava dicendo è che quando avevano molti problemi di soldi qua, proprio questo è il regno degli Sforza, un personaggio, che non mi ricordo come si chiama, l'ha anche detto, si è inventato un gioco, il gioco del lotto. Ok. Praticamente, incredibile ma vero, il gioco del lotto inizia negli anni, nel 1400 e qualche cosa. Te l'immagini? Quindi il gioco del lotto, il gioco d'azzardo, nasce proprio in quel periodo, nasce a Milano. Bellissimo. E poi si è esteso in tutto il mondo. Oggi abbiamo i Gratta e Vinci, ma il gioco d'azzardo è nato praticamente qui. E dice che ha risolto un sacco di problemi, perché la gente comunque giocava, circolava il denaro e hanno fatto soldi, capito? Un'altra cosa molto interessante, Andre. Qui, per più di un chilometro sotto, nelle parti sotto che ci sono qui, ci ha disegnato Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci, ti rendi conto? Cioè, fantastico. Io non lo sapevo, l'ha detto sempre questo spagnolo qui. Leonardo da Vinci qua ha fatto delle cose molto importanti. E anche il Bramante, che era un altro pittore. Secondo te in quella torre è il punto dove diciamo sarebbe la sua stanza e dove c'è il re con la regina? Quello bisognerebbe vederlo. Io penso proprio di il corpo centrale, capito? Generalmente vedi, quando vedi i balconi anche nei palazzi antichi, sì, è un'altra caratteristica. Che ci sono dei palazzi antichi che tu vedi che alcuni hanno le finestre senza i balconi, sì, alcuni invece centrali hanno i balconi. Allora, i balconi significava che erano le stanze dei padroni, se così vogliamo dire, cioè quindi delle persone importanti, dei proprietari, dei principi, dei re. Invece a fianco, dove c'erano le altre finestre, vedi così, questi qua erano i servitori. Capito? Quindi quando tu vedi anche i palazzi antichi qui a Milano, vedi che ci sono centrali, i balconi, sì, con le finestre e anche tutte le caratteristiche. Le colonne. Quelli là erano le stanze dei duchi, dei principi, dei baroni, capito? E invece quelle laterali delle persone, che ne so, il maggiordomo, capito? Sì, poi anche le guardie saranno su quelle finestrine. Oppure, in alto. Oppure le guardie lì sopra, capito? Sì. E stava dicendo anche che queste qua, vedi, una volta erano costruite praticamente con l'emblema, vedi l'emblema su in alto così, lo vedi? Sì. Allora, quello lì era l'emblema, praticamente, in realtà avrebbe dovuto essere l'emblema dei Visconti, cioè la prima famiglia nobile a cui apparteneva il castello. Poi quando si sono sposati, si sono uniti matrimoni, poi facevano matrimoni di interesse, Andrea. Allora hanno fatto questo simbolo, l'hanno un po' mischiato, e hanno fatto il simbolo degli Sforza, SF. Quello è il simbolo degli Sforza. SF. Per quello che si chiama Castello Sforzesco, capito? Sì, infatti è quello che avete visto, è quel simbolo, la forma di un serpente, un drago. È un drago. Sì. È quell'uomo che viene mangiato dal drago, che lì c'è un uomo. Sì. Sì, incredibile. Bisognerebbe vedere in internet esattamente che cosa vuol dire quell'emblema. Che significato ha? Infatti, sicuramente questa sarebbe tipo una fortezza. Eh sì, dopo è diventata una fortezza, prima non lo era. Prima in tempo di pace non c'era bisogno, non c'erano armi, non c'erano armate, non c'erano guerrieri. Dopo, quando c'è stato il problema dell'invasione, come tutte anche oggi, quando c'è il problema dell'invasione fanno venire i soldati, no? Sì. E così anche qui hanno praticamente creato. Secondo me, allora qui. Quanti corpi avranno combattuto qui, certo, se c'è stata l'invasione? Perché c'è stata l'invasione, io credo che
li abbiano conquistati i francesi. Cioè i francesi, e pensai che questi sono milanesi, anche vero? E loro sono milanesi. I francesi contro i milanesi in quell'epoca. Ma hanno sempre fatto così, i francesi volevano conquistare la Spagna voleva conquistare la Francia voleva conquistare l'Inghilterra. Sì. Noi siamo stati gli italiani, forse siamo stati quelli meno guerreschi di tutta l'Europa. A noi la guerra non ci è mai piaciuta, ci piaceva di... Eccolo qua. Che chissà cosa vuol dire, capito? Sono emblemi, sono stemmi un po' particolari, hanno un significato profondo, bisognerebbe cercarlo in internet. Che cosa vuol dire, per esempio, il drago che mangia... un uomo, oppure il drago è... questa testa mozzata. Beh, il drago è sempre stato il simbolo del male, è vero? Il drago. No, non è detto, perché vedi che c'ha il corpo di un guepardo, sì. Sono allegorie, si chiamano queste. Quando Dio vora. Vedi, sì. Anche questo qui con l'agnello sotto. Cano de dorm. Vedi, questo non è un agnello, e l'agnello sta ciucciando da una mamma che non è la sua stessa specie. Chissà cosa vuol dire, no? E guarda anche questo. Chissà chi è. Cano de dorm. Non destare il ciano che dorme. Non destare il cane che dorme. E anche questo che chissà cosa vorrà dire. Sarebbe interessante, comunque se tu riesci a scattare una foto e poi te li cerchi. Qui ci sono dei uomini. Questo praticamente è sicuramente chissà quanti anni fa, aspetta che forse c'è scritto anche. 1894. Ah, ecco, 1894. Questa è la torre durante i lavori del restauro, quando stavano restaurando la torre. Ah, ecco. Capito? Ah, sì. Oppure questa. Aspetta, no, questa forse sia questa qua, sì, questa qua, la torre è proprio dove c'era il re e la regina. Scritto? La torre di Bona di Savoia, perché prima erano dei Savoia, poi si sono sposati con lo Sforza ed è diventato il castello sforzesco. Però prima era, vedi, si chiama la torre di Bona di Savoia, quindi perché quella o questa è stata costruita dai Savoia, non dagli Sforza. Ok. Antiche tradizioni, curiose leggende, quindi non si sa la verità, vuol dire. Sì. L'origine del cosiddetto biscione. Biscione? Sì, la biscia. Quel serpente. Sì. Quel biscione di Milano, si chiama proprio così, biscione di Milano. Lo stemma che araldicamente, quindi in araldo, si blasona d'argento la biscia verde coronata d'oro ondeggiante, in palo ingollante un fanciullo di carnagione, che se magna un fanciullo, un ragazzino. Questo è stato introdotto dai Visconti, quindi la prima famiglia come simbolo dell'intera famiglia, e poi diventa anche il simbolo della città, te lo immagini? Quindi quel simbolo è il simbolo di Milano. Sì, infatti lì c'è il simbolo, la croce, che è il simbolo di Milano, e ci sono gli angeli e il leone sopra, che significa, quindi significherebbe il, diciamo, il simbolo. Bisognerebbe vedere che cosa vuol dire. Invece queste cosa sono tombe o piccole, come si chiamano queste cose? Sicuramente cose che hanno trovato sottoterra e le hanno lasciate fuori, sicuramente sono tombe, quelle di sicuro sono tombe. Però lì c'è una vaschetta. Sì, però probabilmente perché il coperchio che c'era è rotto e non l'hanno trovato più, capito? Quindi allora saranno tombe. Può essere che il coperchio fosse questo, quello che c'è per terra. Ok, sono tombe. Oddio. Quindi allora sono tombe, ragazzi. E lì c'è qualcosa di veramente misterioso. Ci sono i gatti. I gatti è sempre stato il simbolo, trasmetto tramite le streghe. Che bellini però che sono i gattini. Ciao amori! Per caso sei una strega?
Eh? Sei una strega? Ehi? Per caso sei una strega? Non è una strega, se non mi avrei... Sarà lei. Ciao amore, per caso sei una strega? Sei proprietaria di questo territorio? Amore? Non mi sto neanche cagando, eh. Qui c'è però una statua. Chissà chi potrà essere, però quanta storia che dobbiamo scoprire. Ciao amore, ciao ciccio. Questi gatti, perché fidati, se le streghe, se fossero veramente loro non si creano problemi a guardarci e quando nomini una persona, uno spirito, loro ti guardano. Invece se non ti guardo potrebbe dire, oh, ma che chi è se stai dicendo? Io non sono una strega, capito? Allora, praticamente a chi... Allora, questo... Volevano sventrare tutto l'edificio. Sventrare, okay. Lo sai cosa vuol dire? Buttare giù. Sì, tu proprio... Volevano buttare giù l'edificio intorno al 1854. Intorno al 1800, alla fine dell'Ottocento. Okay. Volevano buttare, si vede che era tutto fatiscente, doveva essere mezzo crollato, capito? Ormai caputo da tanti anni, c'è questo qua. Quindi arriva questo architetto che era stato anche a Parigi, che ha fatto molte cose molto belle. Uh-huh. E qui a Milano assume una posizione molto importante a livello sociale come architetto. E quindi si oppone al fatto di buttare giù tutto e decide di restaurare tutto, di far ritornare le cose in auge, così come sono. E grazie a questo, che si chiama Beltrami. Vedi, Luca Beltrami, architetto di Luca Beltrami. Vedi, grazie a lui praticamente hanno fatto tutto questo accurato restauro storico. Grazie a lui noi oggi possiamo vedere questa cosa qua. C'è. Quindi la cosa importante è che volevano buttare giù tutto. Matti furiosi, perché evidentemente era messo male. E invece lui ha riuscito a salvarlo. Sì. E quindi ha lavorato dal 1893 al 1911, praticamente 20 anni. Ha lavorato 20 anni per ricostruire tutto qua. Avete sentito, ragazzi? Lo volevano buttare giù e Beltrami l'ha fatto ricostruire, l'architetto. È pazzesco, ragazzi, è veramente pazzesco. Vedete, perché è bello entrare in contatto, sapere la storia di una cosa che ha vissuto nel passato. Soprattutto guardate qui. Oh, adesso io ti spiego questo. Adesso ti spiego questo qua. Allora, tutte queste porte, sì, come tutti i castelli in genere, che te lo stavo spiegando ieri, hanno. Vedi la catena? Sì. Hanno praticamente questo ponte. Insomma, sì. Un ponte elevatoio. Questo qua si alza. Sì. Si alza. E si chiude qua. Sì, vedi, col cancello. Scendono. Queste qui scendono, chiudono con queste porte. E nessuno può entrare. Mm-hmm. Ok? Cosa succede? Che una volta che questo qui è... Immaginatelo. Chiuso. Sì. Qui non c'è niente. Qui, intorno qua, guarda, sì, che fa tutto il giro, lungo. Qui ci mettevano spesso e volentieri acqua. Molta acqua. Infatti, non era detto, ma ci mettevano spesso e volentieri molta acqua, di modo che la gente non ci passasse più. Infatti qui ci sono anche dei sotterranei sicuramente. Dicendo che Leonardo da Vinci ha disegnato per 1,5 km qua sotto. C'è incredibile. Leonardo da Vinci è stato nei sotterranei di Castello. Tutto questo spazio era fatto in modo per non far passare la gente. Tu potevi arrivare qui, ma non potevi salire. Come facevi a salire? E qui c'è lo stemma un'altra volta. Ecco, vedete lo stemma, il drago. E in tutte le porte c'è lo stemma. Vedi che qui c'è di grata. Perché qua sotto c'è tutto un territorio. Sì. Chissà che cosa c'è. Secondo me sotto c'è un passaggio sotterraneo dove... C'è un chilometro e molto, eh.
Bellissimo, mi piacerebbe tanto entrarci. Sicuramente sarà dentro in quella porta là. Sarà micidiale. Eccoli qua, le loro facce del re, la regina, di tutti i personaggi di questo castello. Eccolo qua. Dovrebbe essere. Ah no, non c'era nulla questi. Non sono. No, perché questa è la Madonna con Gesù, non c'entra niente sul castello. No, questo è un dipinto. Ah, è un dipinto anche che. Madonna col bambino Angeli, santi e devoti di Milano. Pinacoteca Nazionale di Brera, figurati. Questo penso che l'ha fatto Raffaello. Anonimo capolavoro? No, è praticamente un anonimo, non si sa chi l'ha fatto. L'ha fatto in una scuola lombarda. Ah, bravissimi. Sì, commissionata da Ludovico il Moro, a un pittore di tradizione leonardesca. Quindi ha studiato sotto Leonardo. Ah, ok. Infatti. Leonardo. Complimenti Leonardo. Chiudiamo con questo. La chiudiamo con questo, la tua puntata. Sì. Affacciandoci su il parco più importante di Milano. Sì, questa, c'è il cartello. Forse c'è il cartello. Questa porta praticamente fa uscire dal castello Forzesco e si affaccia nel parco più importante di Milano, che si chiama Parco Sempione. Sì. E poi chiudi la puntata, che bellina così. Gli entri qui dentro. Come no, dai, non sei coraggioso. Charlie c'ha paura di entrare qui dentro con il bastone del selfie. È la tomba, lo so. Chissà chi sarà morto qua dentro. No, allora, questa porta qui, che porta fuori, sì. La cosa che costruivano bene nelle città di una volta, le facevano perfettamente lineari. Mm-hmm. Infatti guarda di fronte a te che cosa c'è, lo vedete cosa vedi? Sì, un cancello di quelle che sono quelle punte. No, una porta, quello lì. Sì. Di fronte, lontano, cosa c'è? Ah, c'è un arco, lo vedi? Sì, c'è un arco che assomiglia molto a quello che c'è in Francia. È sopra, hai visto che sono i cavalli? Sì. Con qualcuno che è sopra... Sì. No? Sì. Allora, quello lì si chiama l'arco della pace. L'arco della pace. Dal punto di vista architettonico e urbanistico, noi siamo perfettamente allineati all'arco della pace. Guarda dietro. Sì. Perfettamente allineati anche. Se tu ti giri così e tu ti giri così, è perfettamente. E guarda che ci sono almeno 5, 6, 700 metri. Inza, di più anche secondo me. Anche di più. Quello si chiama l'arco della pace. E se tu vai dritto davanti a te, finisci nella piazza dove eravamo ieri, che ce la siamo fatta a piedi. Sì. Hai capito come costruivano allora perfettamente? Sì, erano proprio precisi. Fuori. Allora, conclude il parco Sempione. Capito? Ah, qua. Aspetta che qui c'è una finestra. C'è anche la fontana. No, ma qui bisogna pagare i biglietti per entrare. Ah, che bello. Vedete, qui c'è ragazzi. Quando vieni con tuo padre, perché non entrate dentro? Dovevamo rimanere, solo per un giorno. Lui ha detto che vuole venire. Ma ha detto che vuole venire. Finisce, vedi? E qui finisce il castello, ragazzi. Finisce, vedi? Finisce qui. Sì. Ok. Di fronte a questi signori Savoia e Sforza, che cosa avevano? Avevano un giardinetto piccolino. Sai che cosa? Questo è un. Capito? Avevano un giardinetto piccolino per andare a caccia, per andare a divertirsi, a fare una passeggiata, che si chiama Parco Sempione. Sì. Il parco, il famoso Parco Sempione, dove era andato nella prima stagione con la famiglia di mia cugina. E finisce lì praticamente. E finisce all'Arco della Pace. Sì. E poi finisce lì dove abbiamo camminato a piedi ieri. Noi sì. Ce la siamo fatta a piedi, sono quei pullman. Sì, sì, no, sì. Ieri sì. Abbiamo camminato a piedi là. Ok? È un bracchetto per lì. Va bene? Ok. Dai, allora ragazzi, adesso vi devo salutare. Io vi saluto, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Diciamo, abbiamo parlato del castello che c'è qui a Milano. E quindi io, ragazzi, vi dico l'ultima volta. Mettete un bellissimo like,
iscrizioni, condividete questa puntata alle persone che vogliono sapere su questo castello, sulla storia di Milano, che ha vissuto su questo castello. E quindi ragazzi, io vi saluto, io vi mando un bacio grande grande, la città importante che c'è qui in Italia, e ci vediamo alla prossima puntata, se no ci sentiamo direttamente per la prossima avventura, ok? Quindi ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, usciamo dal castello e andiamo alla prossima. Un saluto da Andrew Pepper, alla prossima, ciao! E così Andrew Pepper conclude la sua avventura a Milano. Proseguire il suo cammino, delle sue esperienze nella grande città più famosa della moda, dell'economia e dei musei, negozi più lusso della nazione italiana. Get it out of your head. Chase a couple hearts, we can leave them in shreds. Meet me in the gutter, make the devil your friend. Just remember what I said, 'cause it isn't over yet.